Ragazzi, ben ritrovati. Siamo qui per la nuova release di Beatronics. È uscita col nuovissimo pedale schizofrenico, perché lo sono pazzi. Lo zombie, o zombie, perché lo hanno questa cosa con le api, insomma. Quando ci sono le release Beatronics sono sempre più contento del solito, perché quando apri un loro pedale sai per certo due cose. La prima è che sarà sicuramente bellissimo esteticamente. Loro fanno i pedali più belli che mi sia capitato di provare, perché non li dipingono, cioè utilizzano queste placche di metallo che poi dipingono a loro volta. Sono bellissimi. E seconda cosa, sai per certo che ascolterai qualcosa che non hai mai sentito fare a nessun altro pedale. E questo Zombie è il loro progetto secondo me più ambizioso finora. Li abbiamo conosciuti per Overdrive, Fuzz, roba sempre di questo genere. E questo Zombie prende sia quell'anima lì, quindi quello spirito da Fuzz, Overdrive, ma ci aggiunge dentro tutta una serie di modulazioni che lo rendono un pedale folle. È una cosa che non ho mai visto né mai provato prima. Non lo riesco neanche ad associare effettivamente a una categoria preesistente, perché questo pedale può essere contemporaneamente un sacco di cose. Può funzionare come overdrive, come fuzz, come tremolo, filter, wah, swell. Fa una marea di cose, le mischia insieme, quindi dire che questo pedale è un fuzz o un overdrive sarebbe molto sbagliato, ma dire che è soltanto un pedale modulazione sarebbe altrettanto sbagliato, perché volendolo si può utilizzare serenamente anche solo come overdrive e fuzz. E già solo così suona benissimo, senza tutta la parte di modulazioni che poi lo rende effettivamente una vera follia. Il pedale arriva ovviamente col suo libretto di istruzioni, che è praticamente un fumetto. Non si chiama neanche libretto di istruzioni, ma survival guide. E all'interno praticamente sembra di sfogliare un fumetto, perché ci sono tutte le funzioni con un sacco di grafiche fighissime, perché sono bravissimi in tutti questi lavori grafici, con tutti questi disegni, queste api zombie. Serio, non è uno di quei pedali che accendi e suoni, proprio scordatevelo. Ce l'ho qui adesso per la release ufficiale, ho avuto praticamente un giorno e mezzo per provarlo e vi assicuro che non è bastato per approfondire effettivamente tutto, diciamo, il marasma di cose che fa. Quindi adesso avrò bisogno di un aiuto per smanettarci su mentre appunto lo proverò, sperando che sia abbastanza chiaro, ma so già che potrebbe non esserlo proprio al 100%. Ok, siccome il pedale è complicato da maneggiare, Sara lo maneggerà il pedale. Ok, questo è il primo preset, perché il pedale può salvare dei preset al suo interno da qui fino a 5. In questo momento stiamo utilizzando il preset 1, il pedale arriva con 5 preset fatti, insomma, di fabbrica. Un po' di pedale l'abbiamo capito. Vero. L'abbiamo capito. La chitarra entra e viene sdoppiata. Da una parte questo regola il volume del nostro suono di chitarra praticamente, mentre questo regola un'ottava bassa, cioè praticamente il segnale viene sdoppiato in segnale dry e in ottava più bassa. Questi sono i due volumi in pratica. Possiamo decidere per esempio di avere soltanto il segnale del pedale. O di aggiungergli un po' di ottava bassa. Alzando il volume. Sì. Sull'ottava bassa o sul segnale dry possiamo applicare il filtro. Esatto. E si sceglie da qua. A sinistra, mettilo a sinistra. Lo andiamo a mettere all'ottava bassa. Il filtro è sull'ottava bassa, quindi lo proviamo così. Mentre battiamo la destra. Qui decidiamo dove applicare il filtro, a sinistra sull'ottava bassa, a destra sul segnale, diciamo, della chitarra. Mentre proprio il segnale della chitarra o lo possiamo avere completamente clean,
Perfetto. Oppure lo possiamo fare diventare un overdrive. Mettendo questo al centro. Al centro, sì. In questo momento la parte filtro è completamente spenta, perché questo è al centro. Quando è al centro il pedale cambia completamente, smette di essere un filter e ha un sacco di altre, diciamo, qualità. Diventa tipo un tremolo, swell, cambia. E da qui andiamo a scegliere, ma questo vale sia che il filtro è acceso o spento, se il segnale della chitarra deve essere un clean, un leggero crunch, un fuzz, oppure, se tieni questo premuto, ci sono altri livelli, altri due livelli di gain. Tenendo questo premuto ci accediamo, così, lascia. È un po' più distorto di quello di prima, oppure tienilo premuto. Lascia. Un overdrive ancora più, praticamente più... importante. Importante, diciamo importante. Quindi può essere sia completamente un pedale overdrive semi crunchato oppure un po' più distorto, che un fuzz senza utilizzare completamente la parte filtro. Sì, si può utilizzare quindi come un normalissimo pedale. Sì, e suona bene. Cioè magari si può fare un preset e salvarlo come... una cosa senza il filtro. Senza il filtro, sì. E lo attivi tranquillo, quando hai bisogno di un suono crunch distorto normale. Torniamo sul filtro. Adesso su questo, che è praticamente un controllo che permette di agire direttamente sul filtro. Quando è a sinistra è una sorta di wah. Infatti funziona solo quando si preme. Al centro quello diventa, il filtro praticamente funziona da solo e va a tempo, lo possiamo tap tempare da qua. Dai un tap tempo. Questo, ogni tanto lo muovi. Questo fa qualcosa che cioè questo agisce tipo sulla frequenza. Più è in basso, più il filtro ha una presenza sulle basse. Sì. Più viene alzato, più fischia. Facciamo un giro su questo filtro. Mentre a destra segue pure il tap tempo, ma il filtro si muove non più normalmente, ma in maniera randomica. Se vogliamo cambiare il pattern randomico, cioè se gli vogliamo dire di cambiare meno volte o più volte il modo in cui lui si comporta, lo facciamo tenendo premuto questo, tieni premuto questo, e qui praticamente scegliamo il numero di cambi di pattern. Cambia, lascia. Cambia meno volte. Come cambia il discorso? Cambia se mettiamo praticamente il selettore del filtro al centro. Lo spegniamo. Praticamente. E in questo momento il pedale non dovrebbe avere alcun filtro attivo. Cioè dovrebbe essere solo il suono overdrive. Vediamo se l'ho capito.
questo adesso è cambiato. Cioè, le funzioni della, di come prima si muoveva il filtro adesso non sono più le funzioni di come si muove, perché il filtro non c'è più. Quindi assume una funzionalità diversa. Questo è sempre il tasto presente per attivare questa funzione. Vediamo cosa fa. E si preme il tasto per vedere cosa fa. Così praticamente è come se attiviamo il filtro solo quando premiamo. Se lo mettiamo al centro invece dovrebbe essere il tremolo. Così un tremolo. Prova a tenere questo premuto. Lascia. Andare dopo. Secondo. Non so più dove siamo. Stiamo provando a cambiare preset, ok? Cos'è? Questo dovrebbe essere il cross tremolo, è praticamente un effetto che si sono inventati, per cui è un tremolo che pulsa, ma ogni volta che c'è una delle ripetizioni, cioè ogni volta che comincia un ciclo, una volta ti fa sentire l'ottava bassa e una volta l'ottava normale. E come si fa? A, B, A, B. C'è anche un modo per fargli fare lo swell, giuro che c'eravamo riusciti poco fa. Ma come si fa a ritornare su quello? No. È questo che dobbiamo capire, è qui il problema. 3 hours later. Questo al centro. Questo qui. Si può salvare, facciamo un salvo. Come si salva? Non lo so. Proviamo a tenere premuti questi due. Tutte e due? Tutte e due insieme, per un po'. Ok, lascia. Questo in codice Morse, c'è scritto nel libretto che sta dicendo zombie in codice Morse. Interessante. Hanno avuto il tempo di fare questa cosa, esatto. Ma non di mettere i nomi sotto i cazzo di potenziali. No, i nomi ci sono. Sì, ma non li leggo da qua, sono cieco. Il pedale è bello, esteticamente il più bello che io abbia mai visto. È davvero figo. È difficile, ma se uno impara bene il libretto di istruzioni, in realtà è molto più semplice di come noi ve l'abbiamo fatto sembrare. È complicato, ma una volta che lo capisci, diciamo... Sì, bisogna smanettarci. Sì, perché ogni controllo ha il suo sottocontrollo, esatto. a cui si accede premendo questo, quindi... Bisogna sapere che cosa fa la versione B di ogni controllo una volta che premi questo. Cosa fa questo switch ogni volta che cambia la versione. E poi è, diciamo, abbastanza comprensibile. Una volta che ti sei fatto il tuo preset, lo salvi e via. Questo è l'overview sul pedale Zombie, il nuovo pedale di Beatronics. Vi consiglio di vedere un video dove c'è qualcuno che lo spiega meglio di me. Però... Io ringrazio ovviamente tutti voi che siete riusciti a guardare questo video, ringrazio Beatronics che ci ha fatto avere in anteprima questo pedale per provarlo e Face Distribution che è il tramite che è con l'Europa. Sara che è stata qui a sbagliare tutto quello che le ho detto, grazie della pazienza perché... Ecco, almeno quella. Qua sotto in descrizione trovate il link al pedale per vedere effettivamente cosa fa. Me lo andate a cercare in poche parole. Cosa fa realmente che... Ok? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, è apprezzatissimo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!